A tutti gli amici di Country Live Web TV, io vi do un caro saluto, sono in un pomeriggio assolatissimo qua in quel di Ospitale Bondeno di Ferrara e sono ad una grande festa che è il quinto anno che si compie, direi. Qui di fianco a me uno dei fautori di questo grande evento, giunto al quinto anno, DJ Stefano, non solo DJ ma anche maestro di ballo. Stefano, da dove nasce l'idea di questa festa? Beh, un po' per portare il country a Ferrara, perché quando abbiamo iniziato mancava veramente, diciamo che era l'unica provincia tra virgolette scoperta. Abbiamo trovato un grande appoggio con i ragazzi qui dell'associazione che ci hanno supportato da subito quando è nata questa idea, come supporto, diciamo, cucina, stand e tutto il resto. L'associazione è Cucciun Dusdao e da lì è partito tutto. La prima edizione l'abbiamo fatta nel 2013, subito dopo il terremoto, devo dire, quindi è stata un po' una ripresa anche in tutti i sensi, nel centro fiere che ahimè purtroppo adesso è chiuso, e è stata una bellissima esperienza perché è stata la prima, non sapevamo nulla, io non sapevo ancora nulla, mi sono buttato in questa avventura da pazzi e alle 5 e mezza del pomeriggio avevamo 750 persone dentro al centro fiere. Poi dopo, essendo stata nominata, diciamo, fin dall'inizio festa country ospitale, e qui entra in gioco il nostro grafico pubblicitario che ha acquistato una pagina in Facebook, e da quel momento, dal 2013, è nato Festa Country Ospitale veramente come marchio. Abbiamo pensato di aver detto è ospitale piuttosto che Bondeno, che comunque è qui, la portiamo ospitale. La portiamo come? La portiamo dentro a un giorno della sagra che si svolge tutti gli anni, che viene 40 giorni sempre dopo la Pasqua, perché la sagra dell'Immacolata. Qui vicino abbiamo il santuario che purtroppo, ahimè, è chiuso sempre a causa di questo maledetto terremoto, però sembra che anche lì partiranno i lavori. E da lì è nato le altre 4 edizioni, le abbiamo fatte tutte qua, dentro ai 4 giorni della fiera. Oggi per la prima volta proviamo il sabato, perché l'abbiamo sempre fatta di domenica, però vogliamo dare, come dire, un po' più di tempo, perché sai, la domenica tanti vengono da lontano, devono andare a casa presto, oggi è sabato e quindi possiamo fare baracca finché ci pare. I nostri vicini qui, a proposito, non hanno mai avuto problemi, è il cimitero qui vicino, quindi non ha mai protestato nessuno. Speriamo che funzioni anche quest'anno. Allora, siamo in partenza, ovviamente hanno già cominciato a, devo dire, sfregolare, perché vedo che ci sono le graticole che stanno producendo del fumo e anche del buonissimo profumo. I DJ hanno cominciato già a mettere su la musica. Ci dai un'idea del programma di oggi? Sicuramente cercheremo di accontentare tutti e tutte le scuole che sono intervenute, gli amici che poi intervisterai uno alla volta dei vari gruppi. Di solito quando siamo in console, la console mista soprattutto serve per poter accontentare tutti, nessuno deve andare a casa e dire non ho ballato. Cerchiamo sempre di far ballare tutti. Programma, dunque, partiremo penso fra un pochino, finite le interviste, il sole picchia ancora duro sulla pista, non vorrei avere dei morti sulla coscienza. Ok, che abbiamo il posto qui, lo possiamo sistemare su, però insomma, voglio dire, non vorrei fosse colpa nostra. E poi andremo avanti, non abbiamo orario, ripeto, qua siamo in una location tranquillissima, finché c'è gente noi andiamo avanti, noi vogliamo che la gente vada via da qui contenta e divertita, che si sia divertita e che si ricordi di questa giornata come è sempre stato, perché da Festa Ospitale sono sempre andati via tutti contenti. Allora, abbiamo parlato della parte ovviamente artistica dei DJ, e sicuramente sarà da divertirsi, e poi c'è uno stage importante, poi intervisteremo ovviamente il maestro Stefano Civa, Steve, che arriva direttamente da quel di Varano dei Melegari, però dobbiamo accontentare anche la pancia. Io so che i ragazzi del country, oltre che ballare molto, sanno anche come si mangia bene. Ci dai un'idea del menù? Sicuramente sì, allora mangiare e bere noi ci diamo dentro, non è un non si direbbe dal mio fisico, però non... però va giù di tutto. Allora, dentro lo stand i ragazzi naturalmente hanno preparato di tutto. Allora, siamo a Ferrara e non possono mancare i cappellacci di zucchero. Ok, poi se uno è di bocca fine può mangiarli burro e salvia, però secondo me è proprio la roba da malati dell'ospedale. Poi abbiamo dei bei maccheroni piccanti con, ragazzi, pensate che dentro ci sono le costine dei maccheroni, una roba fuori di testa. E poi grigliate, porchetta, salamina, purè, dolci, birra. Ok. Potete star qua tutto il weekend. Stefano, prima di lasciarti, l'ultimo gossip: è nato prima Stefano DJ o Stefano maestro dei Wild Eagles? Allora, è nato prima Stefano imbranato come maestro, molto imbranato. Perché eri
ridono tutti qua invece di farti l'applauso che non si vede. Ci ho provato, ed è venuto bene, ci ho provato, mi sono venduto bene, sono 5 anni ormai che sono qui. I primi ragazzi che hanno iniziato con me sono ancora qui, se ne aggiungono sempre di nuovi, quindi ci sarà un motivo. Poi piano piano la passione per la musica, un piccolo investimento ed è arrivato Stefano DJ che a quanto pare anche lì mi sto vendendo bene, quando si accorgeranno della fregatura probabilmente sarà... Scherzo, no, sto scherzando. Peraltro io voglio ringraziare i ragazzi dei Wild Eagles perché sono stati di supporto al nostro maestro Stefano Civa quando sono venuti al Misen quest'anno per Enerjoy, il ballo che unisce, e sono arrivati dietro a ballare sul palco di Telesalterno. Sono stati su Musica Maestro appunto assieme ai nostri Valceno Country Dance. Stefano, grazie, ti lascio andare perché so che ti reclamano e mi raccomando, venite, vi aspettiamo perché ci sarà tutta la notte. Grazie. Ciao, grazie a tutti, siamo qua, eh.